Allora, la prima domanda che facciamo sempre è che cos'è l'antimafia? È un'attività educativa che si può svolgere a più livelli, volta a raggiungere uno scopo, un solo scopo, debellare un fenomeno che ha radici storiche ben definite e che di solito, diciamo, si manifesta secondo codici e linee di condotta ben strutturate. Ad esempio, il dogmatismo, la cultura della soggezione, l'essere dipendenti, ubbidire, sapere ubbidire, tutto questo, diciamo, costituisce un insieme di elementi che, sommati a parecchi altri elementi, conducono ad avere dei comportamenti particolari. Di solito questi comportamenti hanno un denominatore comune che è, diciamo, l'io portato alla massima esasperazione possibile, cioè la cultura in base alla quale ciascuno crede di essere il centro dell'universo. E questo modo di vedere le cose porta delle deviazioni comportamentali in base alle quali gli individui possono essere anche violenti, criminali, e organizzare la propria vita con altri soggetti in funzione del raggiungimento, dello scopo, primario, che è quello appunto del superio, dell'io portato agli estremi massimi. Non si nasce mafiosi. Cioè, non c'è individuo che nasca mafioso, si diventa mafiosi attraverso un percorso particolare. E questo percorso spesso è anche istituzionale, cioè riguarda l'istituzione, lo Stato, per quello che fa e per quello che non fa, se è presente o se è assente. Infatti qualcuno dice che se la mafia non avesse il controllo del territorio sarebbe come uno stato normale. Altra cosa è la mafia cinese, la mafia argentina, il coronelismo argentino, latinoamericano, la yakuza giapponese, insomma, sono fenomeni che hanno storie un po' diverse, ma da noi la storia della mafia coincide con la storia, diciamo, dello Stato dal momento in cui lo Stato si forma. Cioè, non è pensabile un fenomeno mafioso che sia staccato dallo Stato, perché la mafia è o non è ciò che lo Stato ha voluto che fosse. Lei ha studiato l'intreccio mafia, fascismo e servizi segreti. Quanto c'è ancora di, diciamo, di vero e quello che resta di tutto questo? Ma di vero c'è la verità storica, che non è, devo dire, molto conosciuta, anche perché in Italia, diciamo, gli archivi pubblici non sono stati mai aperti, disponibili. Da noi è difficile reperire le fonti di informazione, ecco perché noi sappiamo ben poco di Cosa Nostra, sappiamo ben poco di come è stato, diciamo, questo fenomeno criminale e anche della qualità e del modo di essere dello Stato, sappiamo poco, perché quello che sappiamo è soltanto ciò che è emerso a un livello, diciamo, piuttosto giornalistico, cronachistico, superficiale. In profondità il fenomeno invece è qualcosa di diverso, il fenomeno criminale. Basti pensare che, ad esempio, studiando la documentazione che riguarda alcune stragi, si intrecciano in modo sistematico, a partire da Portella della Ginestra per arrivare alla strage di Via D'Amelio, componenti storiche che determinano l'unicità del fenomeno mafioso. E queste componenti storiche sono le organizzazioni criminali, i servizi segreti e lo Stato in quanto tale. Cioè, non è possibile separare nella nostra storia nazionale
queste tre componenti sono state sempre molto solide. Ad esempio, quando c'è stata la nascita dello Stato repubblicano dopo il crollo del fascismo, l'Italia è stata, diciamo, assegnata come interesse politico alle attenzioni di Charles Poletti per conto del governo americano. Charles Poletti nel 1947 è venuto in Italia, si è incontrato con i capi del governo De Gasperi e con componenti mafiose neofasciste per decidere il blocco del processo democratico che tra il 46 e il 47 si stava avviando in modo determinante sul territorio nazionale. Quindi è evidente che ci sono state già in partenza delle operazioni di orientamento, di deviazione del corso normale della democrazia in Italia. E in questo processo di deviazione, Cosa Nostra, che nasce proprio tra il 46 e il 47, ha avuto un ruolo determinante. La mafia è esistita a partire già dall'epoca borbonica, però nel momento in cui nasce Cosa Nostra è un fenomeno che viene investito dallo Stato in compiti di controllo sociale fondamentali, che né il governo De Gasperi all'inizio né le truppe militari alleate, l'Amigot, potevano assolvere in quei momenti particolarissimi dell'Italia. Per cui in quel momento, quando nasce Cosa Nostra, nasce un fenomeno che investe la storia d'Italia futura per i decenni successivi, a tal punto che nella storia dello stragismo, la strage di Brescia ad esempio, la strage di Brescia è come la strage di Portella, cioè si spara nel mucchio. A Brescia cosa succede? Succede che c'è una manifestazione sindacale, qualcuno mette delle bombe e ammazza delle persone, si spara nel mucchio. A Portella si spara nel mucchio, si ammazzano delle persone. La metodologia è la stessa, lo stampino con cui si fanno le stragi è lo stesso. E questo modello viene mantenuto vivo per decenni fino alla strage di Via D'Amelio, con le componenti determinanti dei servizi che intervengono di Cosa Nostra e anche di volontà statuali. Non è che esiste come dire, un accordo tra mafia e Stato che nasce nel 1990 o nel 91. Assolutamente no. Quindi significa che tutta questa storia del... Della trattativa non risale, è errato, è sbagliato. Quella data storicamente non può essere capita fino in fondo se non si fa la storia di questo potere criminale che è Cosa Nostra. Perché la trattativa Stato-mafia nasce in una data precisa, con una data precisa. Nasce proprio nel 1947, quando Poletti arriva in Italia con un compito: bloccare il processo democratico, la conoscenza della verità a partire dalla strage di Portella. La strage di Portella è il 1º maggio del 1947, rappresenta, diciamo, l'intervento più crudele contro quell'avvio di democrazia che si stava avendo nel nostro paese. Questo processo fu bloccato perché? Perché a cominciare dai servizi americani, dall'intelligence che attraverso, diciamo, vari esponenti, Siracusa, il capitano Corso e company, non cito tutti questi agenti dei servizi che lavoravano per gli Stati Uniti, si resero conto che se non si interveniva così e la Sicilia rispondeva a sinistra, in Italia sarebbe successo qualcosa di assolutamente non previsto dal Trattato di Yalta. A Yalta il mondo era stato diviso in due: l'Occidente che spettava al blocco
anglo-americano e l'Oriente che spettava al blocco sovietico. Ma in Sicilia c'erano state delle elezioni che avevano portato alla vittoria del blocco popolare, cioè socialisti e comunisti avevano vinto le elezioni. Avevano la maggioranza relativa dei voti, dovevano formare un governo. E invece succede la strage e si vota un governo di centrodestra. Questo a maggio, e sempre a maggio, De Gasperi sbarca i comunisti, quindi non solo in Sicilia non si forma un governo di sinistra, ma si forma un governo di centrodestra, nonostante la sinistra avesse vinto le elezioni. Ma a livello nazionale vengono cacciati via i comunisti dal governo e dopo la strage di Portella si avvia un percorso, diciamo, centrista che porterà al 48, cioè la vittoria della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 18 aprile successivo. Nel momento in cui si ebbe il sospetto che ci potessero essere dei mutamenti, si intervenne alla maniera militare, non proprio secondo, diciamo, i criteri della guerra ortodossa, ma secondo i criteri di una guerra non ortodossa, cioè non dichiarata, però realmente combattuta sul campo, sulla pelle di persone che manifestavano disarmate il loro pensiero. E quindi questo succede con Portella, succederà poi con Moro nel 78, succederà con la strage di Bologna, succederà nel 74, era successo nel 74 con Brescia, succederà fino al 92 con Via D'Amelio, la strage che elimina Borsellino e gli uomini della sua scorta rappresenta il disvelamento di un segreto che stava venendo fuori, cioè la trattativa, ma la lunga trattativa e le lunghe e gravi e pesanti responsabilità dello Stato rispetto a quello che era accaduto, ma non solo nel biennio 92-90, cioè 91-92 e poi anche nel 93, ma che era avvenuto anche prima. Perché queste cose non nascono da un giorno all'altro, queste cose si tramandano di generazione in generazione, c'è una scuola. Il primo vademecum dell'intelligence, della propaganda occulta, risale al 1946 ed è stampato Made in USA e lo pubblicano i servizi segreti americani. Nel 1946, quando viene fatto l'accordo, il primo accordo, c'è un patto sottoscritto tra Junio Valerio Borghese e il suo braccio destro Nino Buttazzoni e i capi dei servizi segreti americani. Stabiliscono un accordo in base al quale il neofascismo, che non aveva più funzione perché dopo l'abbattimento del fascismo, quale funzione poteva avere il fascismo in Italia? Era stato sconfitto dalla guerra. Quindi l'unico, diciamo, obiettivo che avevano questi signori era di dare una funzione nuova al vecchio fascismo. E questa funzione gliela trovano attraverso appunto degli accordi che vedevano impegnati in prima fila forze neofasciste asservite ai nuovi ordini mondiali delle potenze vincitrici della guerra. Nei congressi internazionali, nelle sedi diciamo, di livello internazionale, l'Italia contava ben poco e anche De Gasperi dovette sudare sette camicie per fare in modo di essere riconosciuto come un interlocutore credibile. Ma comunque, nonostante questo, l'Italia non è mai stata credibile e da quegli anni si è fondato un processo, diciamo, conoscitivo dell'Italia che l'ha vista sempre in subordine rispetto a voleri esterni.
decisioni prese altrove. Quindi che cosa succede? Che, diciamo, per capirci, cioè per capire io, tutte le stragi che ci sono state, Portella, Casomoro, Sì, le stragi, diciamo, la mafia in realtà le stragi più più importanti, quelle più importanti, quelle più conosciute, gravi, quelle più più gravi, più conosciuti, quelle conosciute. che hanno segnato l'animo degli italiani, queste stragi non sono opera di quattro cafoni, Non sono un'opera dei mafiosi, sono, magari no, sono opere in cui la mafia ha svolto il militare. ruolo militare. Ma non è, diciamo, non sono opera della mafia, perché la mafia da sola non può fare niente. Non sarebbe durata un giorno la mafia se altri poteri non avessero deciso storicamente che doveva esistere, perché aveva una funzione. Qual era la funzione? E qual è ancora oggi? Di mantenere equilibri di tipo politico istituzionale a livello nazionale e internazionale. Quando Berlusconi ha assunto posizioni anticomuniste dopo il crollo del muro di Berlino e persino la scomparsa dell'Unione Sovietica, ha voluto semplicemente dire: io sono qui perché quello che noi abbiamo deciso vada avanti per impedire a certe forze di essere prevalenti in questo paese. Ecco perché io penso che non sarà facile questa strada del futuro in Italia oggi, specialmente in questo momento. Abbiamo letto di una storia di due carabinieri, credo, ammazzati perché c'era un campo di addestramento ad Alcamo, Gladio. Sì, nel 76. Nel 76 succede questo fatto ancora che forse solo oggi comincia ad essere chiarito, e cioè dell'assalto alla casermetta dei carabinieri. Cioè durante la notte due carabinieri vengono aggrediti, trucidati e deprivati delle armi. La colpa viene attribuita a delle persone che non c'entravano niente. Queste persone, alcune sono scappate, altre hanno fatto 30 anni di galera. Dopo 30 anni di galera, finalmente si è venuto a sapere che non c'entravano niente. Cos'era successo? Era successo che, con tutta probabilità, quella notte c'era stato un traffico di armi in nome e per conto di Gladio, perché il 76 non è un anno tranquillo, è l'anno in cui la sinistra, in modo particolare il PC, ha avuto un successo straordinario, enorme. E la Sicilia pullulava di fascisti. Per quanto si sia detto che la mafia è incompatibile col fascismo, questo è un primo falso sulla mafia. La mafia è sempre stata compatibile col fascismo, tant'è che i più grandi mafiosi hanno fatto i patti con la mafia ed erano tutti decorati al merito durante il regime mussoliniano, a cominciare da Piana degli Albanesi, comune che poi sarà rosso. Ecco, lì vi erano, diciamo, parecchi gerarchi fascisti che erano pluridecorati dal fascismo per meriti non si sa di che natura. E comunque a Piana c'era una roccaforte fascista notevole. Non è un caso che la strage di Portella sia ordita a Piana degli Albanesi e sia realizzata in un comune che era stato fortissimamente fascista. Addirittura si era proclamata la Repubblica di Piana degli Albanesi subito dopo la guerra. Cosa erano queste repubbliche che si proclamavano in Sicilia? Niente
erano delle isole neofasciste che in qualche modo si richiamavano, in modo seppure originale, non copiativo, si richiamavano alla Repubblica Sociale Italiana di Salò, fondata nel settembre del 43 e rimasta in piedi fino all'aprile del 45. Nel momento in cui nel 43, a luglio del 43, sbarcarono gli anglo-americani e misero piede in Sicilia dopo il 10 luglio, si ebbe un rimescolamento delle vecchie organizzazioni fasciste, le quali si diedero un nuovo obiettivo, quello di conquistare l'isola secondo la dottrina di Alessandro Pavolini, che era stato federale di Firenze e braccio destro di Mussolini, per fare in modo che questo fascismo rinascesse come le uova del drago, disseminate un po' dovunque, e capaci quindi di schiudersi in condizioni favorevoli laddove fosse stato necessario.